Innanzitutto grazie di essere con noi, Stan. Eccoci, allora stavamo parlando proprio adesso dei popoli indigeni e della ILO 169, quindi ovviamente ecco, ci teniamo ad avere un tuo contributo in merito a questo tema. Devo dire da sempre, ed è un reale, non a chiacchiere, rifiuto di tutto ciò che è diverso, il continuare in un momento in cui si è capito che anche a livello scientifico la famosa storia del forte che deve vincere in modo naturale, a livello biologico, a livello chimico, sul debole, non è vera in alcun modo, perché a livello piccolo, così come a livello grande, astronomico, si è scoperto che esiste molto di più la legge dei campi e quindi della cooperazione, non c'è un più forte o un più debole, e noi invece continuiamo nella nostra follia e devo dire anche ignoranza e nella nostra incredibile capacità di autodistruggerci a utilizzare questa legge del più forte con grande naturalezza. E queste tematiche portano sempre soltanto a chiacchiere, compromessi strani politici, visibilità per alcuni, poi si fa pochissimo, si parte da un presupposto sbagliatissimo che poi noi follemente continuiamo ad autodistruggerci come se fosse lecito e giusto e sano continuare a schiacciare quelli che sono più deboli, perché per loro natura, per loro tradizione e forse anche per loro autentico convincimento non vogliono piegarsi a quella che ormai è la legge imperante, che è quella dell'economia, perché i coscivani di cui tu parli, per fare soltanto un esempio, forse l'avrete già detto, non considerano una grande opportunità l'entrare da cittadini nelle grandi città, considerano questo l'anticamera della morte, considerano il modo di vivere urbano un modo di morire, e le città stesse si chiamano luoghi di morte. E allora di fronte a qualcosa che è talmente diverso da noi, quello che possiamo fare, non riuscendo a integrare, non riuscendo a sfruttare, non riuscendo a fare altro che a guardare queste persone come degli esseri strani, strampalati, che impediscono il naturale, tra virgolette, svolgimento del nostro essere uomini economici e quindi fare soldi, tutto quello che possiamo fare è sfruttarli nel silenzio. Allora, voglio dire a Chiesi che io ho parlato con una fanna ieri, dicevo io ho scritto delle cose su questo, soprattutto mi sono occupata di micologia dei coscivani. Mi risultava, quando ho preso delle informazioni su di loro proprio precise, i numeri, le cose, che fossero 80.000, ma io parlo di coscienza, mi ha detto guarda che adesso, se proprio calcoliamo tutti, tutte le tribù, tutti loro, sono 50.000, insomma, signori, è praticamente la metà in pochissimi anni, 3-4 anni, è la metà, e calcoliamo anche il fatto che sono sparpagliati e che sono dei gruppi di pochi individui, e quindi non si tratta solo di un'estinzione culturale, si tratta di uno sterminio di massa, perché anche se parlassimo solo di 100 individui, è comunque una massa, li stiamo sterminando tutti. E persone di buona volontà, di grande curiosità, di grande coraggio, forse limite d'audacia, come appunto Raffaella, che cercano di fare qualcosa praticamente, sono poi, questo è il pazzesco paradosso, sono poi appartenenti alla stessa cultura che insomma pensa che mettersi a ratificare questa questione del Dio, la 169, ma vediamo un attimo se ci interessa davvero, perché insomma, allora che cosa c'entriamo? Visto in parole politiche, non sono ovviamente quelle che sto usando, io sto usando una specie di mediazione linguistica, il vero concetto però sarebbe, ma perché non ci occupiamo dei fatti di casa nostra che ne abbiamo tanti, no? Ed è quello che ha portato sempre alla rovina, al disastro, quello che non ci fa riconoscere di essere tutti quanti parte di un sistema che è sempre più piccolo, perché il mondo è piccolo, la Terra adesso ormai è piccola, è quello che veramente succede a Hong Kong interessa, quello che succede a New York e quello che succede a Fukushima interessa in Norvegia, a tutti i livelli, e non è soltanto uno stroloquio ideologico il mio, è proprio nella realtà di fatti, sappiamo che esiste un ecosistema che stiamo turbando, disturbando e uccidendo, e non abbiamo niente di cambio purtroppo, perché è esaurito tutto quello che abbiamo sulla Terra. E qui veramente il mio discorso ideologico è esaurito anche a livello morale ed etico, tutto quello che abbiamo sulla Terra. Non abbiamo un altro pianeta per il momento a portata di mano in cui ricominciare. E quindi
prima cosa. Mi piacerebbe che nelle scuole, oltre a studiare le guerre e a studiare la storia solo attraverso le guerre, si studiasse un po' di antropologia. Chi sono gli abitanti del mondo? Che cosa fanno? Quali sono i loro costumi? Che cosa pensano? Qual è la loro organizzazione familiare? Quali sono i loro miti? Perché attraverso i miti queste persone poi raccontano il mondo. Raffaella, sto ancora un secondo, io no, un secondo non mi basta, 30 secondi vorrei raccontare un mito di Hiroshima. Va bene, va bene. Mi piace molto, poi vi saluto. Loro hanno sempre, come tutti i popoli che vivono così tanto a contatto con la natura, la Luna naturalmente è un grande punto di riferimento. E c'è questa antica leggenda, che poi più che una leggenda fa parte proprio dei miti fondanti di Hiroshima, che la Luna una volta mandò un messaggio all'uomo per mezzo di un animale, probabilmente una lepre o una lucertola. Questo animale avrebbe dovuto annunciare agli uomini che sarebbero morti e rinati ciclicamente proprio come la Luna. In questo modo si sarebbe tolta la paura della morte all'uomo. Ma questo animale, lepre o lucertola, forse anche qualche altra cosa, per errore annunciò il contrario. Ed è da quel momento che gli uomini irrevocabilmente, terribilmente, muoiono, sono soggetti alla morte. Quindi pensate quello che c'è dietro a tutto questo. Intanto ritroviamo quello che ho detto prima, siamo tutti cittadini e forse aveva davvero ragione Jung con l'inconscio collettivo. Nello stesso mondo abbiamo le stesse idee collettive, abbiamo gli stessi archetipi. Non ritroviamo il logos nella Bibbia, la parola che crea, la parola che distrugge, negli stessi versi di momento, considerati così importanti per il mondo islamico perché insuperabili anche nella forma, quindi logos è la parola. E poi non soltanto qui una parola addirittura incapace di creare la morte o la vita, ma l'importanza della bugia. Vorrei terminare dicendo che forse sono stati davvero profetici in questa antica leggenda, fondante della loro cultura, perché davvero sono stati imbrogliati, continuamente imbrogliati, purtroppo questa è una delle grandissime tragedie del popolo Hiroshima, no? Grazie.